fai gol. Battaglia di volley. Finalmente arrivata. L'unico programma di pallavolo in Italia. In collaborazione con volleyball.it. Eccoci, cari amici, ben ritrovati. Voglia di Volley, unico programma quotidiano di pallavolo in Italia, in collaborazione con FIPA Bologna, su Radio 1909, sempre con volleyball.it. Come sempre i temi sono tanti, poi oggi è venerdì, quindi ormai il weekend pallavolistico, siamo pronti al prossimo turno. Buongiorno a tutti, buongiorno a Luca Mozzoli, volleyball.it. Ciao Luca. Eccoci, già collegati, velocissimi. Grandi notizie, sai Francesco, pochi già... minuti prima di andare in onda abbiamo rilanciato una news che ci è arrivata direttamente da B-Team, Brasile. Ah. Neanche il tempo di dire news del giorno, che abbiamo già news del giorno, allora te la faccio dire che c'è già il banner che scappa qui, è già pronto, che siamo in ritardo per qualche motivo, stavi redazionando, come si dice, certe notizie, vai. Allora, partiamo subito, io l'avevo supposto l'altro giorno, perché alla fine, dai, per quanto in FIVB ogni tanto siano un po' pasticcioni, non puoi non invitare il campione del mondo in carica al mondiale per club, se ti viene a mancare una squadra. Detto che, premessa, secondo me andava invitato già nel primo slot di inviti, quindi la Lube doveva essere al via di questa manifestazione, perché comunque da 2 anni, visto che lo scorso anno hanno giocato, detiene il titolo, andava invitata. Poi sappiamo in FIVB, insomma, si fa in Brasile, invita una squadra in più in meno brasiliana, così facciamo 6 e via. Alla fine lo Zax, come sappiamo, ha detto no, e hanno invitato, quindi, la Lube. Era circolata anche la voce che potessero aver invitato la Dinamo di Mosca, ma guardando quello che è il regolamento dedicato alla manifestazione, non si capisce come sia nata questa voce. Uno, perché la Dinamo Mosca lo scorso anno in Champions è arrivata esima, proprio in fondo, devi fare uno scroll per vederla in troppo classifica. Due, perché il regolamento non prevedeva questa opzione. Quindi c'è l'invito alla Lube, c'è già da modificare il calendario di Superlega, dovrà essere anticipata la partita fra Civitanova e Taranto, e poi da quello che ho imparato c'è un problema di voli, perché sapendo soltanto adesso può essere che la squadra debba addirittura partire in 2 tronconi, divisa su 2 voli diversi per poter raggiungere la sede del mondiale. La Lube si è detta disponibile ad andare al mondiale, ora il problema sono i voli. Però questa è già una gran notizia, insomma. Questione comunque non da poco, insomma, quello dello spostamento a meno di 1 mese di distanza, però sì, l'avevi supposto, era circolata la voce. Possiamo dire quindi che è almeno ufficiale il fatto di aver accettato questa offerta, no? Quindi puoi darla come è ufficiale l'invito e è ufficiale l'idea che la Lube voglia in qualche modo partecipare. Quindi, insomma, bellissima notizia per la pallavolo italiana, che avrà 2 squadre a questo bistrattato mondiale per club, bistrattato dal 5B, perché insomma i club quando sono lì se le danno di santa ragione. Quindi comunque invece ci sarà un derby italiano, comunque si incontreranno con Trento, adesso ormai vediamo poi anche in futuro un'occhiata ai gironi, varie possibili combinazioni, però fa piacere comunque avere un'altra squadra italiana, fa piacere soprattutto a noi che avremo qualcosa in più, a maggior ragione da raccontare, una competizione di alto livello da seguire, e poi avremo ancora più anticipi durante la settimana, quindi saremo contenti anche di quello, di poterci godere qualche partita. Sì. Ho scoperto un'altra cosa, visto che ce l'hanno chiesto i nostri lettori, i nostri ascoltatori ieri, il mondiale per club femminile, quello che si giocherà in Turchia, è nel palinsesto del canale Volleyball World, quindi chi è abbonato già per il campionato italiano di Superlega per la 1 femminile, se scrolla in quello che è il calendario di questo canale virtuale, trova anche il mondiale per club femminile. Adesso è da scoprire se verrà fatto anche quello maschile, ma quello femminile c'è già. Qua c'è un bel Carraro Fenerbahce fra 33 giorni, c'è già il contro la Rovescia che va, e quindi insomma ci siamo. Sondaggio del giorno, visto che le news le mettiamo un attimo in stand-by, questa era freschissima, questa andava data immediatamente, subito. E andiamo con le altre news, appunto le riprendiamo tra poco, abbiamo detto il prossimo turno che avanti, sono 1, 2, 3 big match in Superlega, vedetene quanti ne volete, Conegliano a caccia delle 73, ufficialmente il Vacchi, quindi i temi ne abbiamo in questa prima parte, non è con noi oggi Andrea Brogioni, lo sostituiremo comunque alla grande, ma salutiamo il Brogio. Però perché Luca c'è il sondaggio del giorno, siamo stati meno fantasiosi del solito, semplicemente oggi ci sbilanciamo il pronostico, in uno dei big match abbiamo deciso Lube Modena, anche perché quello comunque sarà trasmesso dalla Rai, quindi la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori seguirà, Lube o Modena? Vado a votare subito.
Sì, vuoi sapere cosa ne penso? Eh sì, vogliamo sapere. Io poi solito dovrò cercare di moderare un po', che tu trascini, anche ieri hai trascinato alla fine più o meno quasi stravinto l'importanza, diciamo, del record di Conegliano. Oggi chi... Io ho già votato e il 100% dice la squadra che ho votato io. E quindi rimaniamo in segreto. No, invece a me, nelle mie fonti risulta diverso, cioè già, hanno già votato altri. Ah, ok, vabbè, io sono andato nel mio Instagram, quindi secondo me la Lube in questo momento sta un pochino meglio, per quanto non stiano benissimo nessuna delle due, però un pochino meglio. Intanto giocano in casa e poi non hanno fatto un viaggio fino alla Finlandia per giocare una partita di un'ora, quindi questa settimana hanno lavoricchiato, hanno giocato un partito di campionato che ha dato fiducia, è tornato Osmani, insomma, secondo me la Lube ha tutte le carte in regola aperte. Qui hanno già perso in casa con Piacenza, vuoi che vanno in campo per perdere anche con Modena in casa? Secondo me non ne hanno tanta voglia. In campo per perdere sicuramente, ma stiamo a vedere anche questa Modena, che insomma magari torna, anzi va per la prima volta in stagione a certi livelli, però non l'abbiamo ancora vista, ma come dicevamo pochi giorni fa con Alessandro Trebbi, magari no, la riusciremo ad ammirare a certi livelli, per quello che almeno la rosa dice... sulla carta. Dicevamo, non c'è il Brogio, lo salutiamo, l'abbiamo rimpiazzato, tra virgolette, alla grande con Simone Serafini, viene a trovarci, sono segnato, devo dire che è ex giocatore, allenatore e redattore di Volleyball.it. Ciao Simone, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Simone, beh, redattore, ormai è una parte importante della nostra redazione, è una fonte di ispirazione, un sacco di idee, quindi grandi temi tecnici, finalmente sensati e ben pensati all'interno della redazione che fino a ieri dava solo notizie, insomma, quindi benvenuto a Simone. Grazie Luca, sei di parte, però è ovvio che sono di parte. I tuoi complimenti. Allora, testiamolo subito Simone, anche qui a Voglia di Volley, quindi sondaggio del giorno, Modena o Lube, da che parte ti schieri? Ma guarda, è una partita da tripla, no? Come si diceva quando si giocava la schedina tanti anni fa. Sicuramente... la Lube potrebbe stare un pochino meglio, però Modena ha tanti campioni che possono comunque cambiare la partita nel giro di un attimo. Io credo che sia una sfida molto più equilibrata di quello che si possa pensare, anche perché Modena ha anche bisogno di testarsi in queste partite importanti. Siamo all'inizio del campionato e quindi contano molto relativamente. Perché poi le partite che conteranno per queste grandi squadre saranno quando saranno le finali di Coppa Italia o comunque poi i playoff, quindi fra qualche mese. Quindi ci sta che siano dei cantieri aperti. Modena ha praticamente cambiato quasi totalmente la squadra rispetto all'anno scorso e ci può stare che faccia fatica, e poi siamo veramente all'inizio, una partita ha riposato e sì, ha fatto fatica con Piacenza. Però io credo che la qualità di Modena siano indiscusse, quindi secondo me è meno in bilico di quello che si possa pensare. Anche perché stiamo vedendo che queste partite, in questo momento, come dicevo prima, le squadre ancora in fase di lavori in corso, si stanno decidendo molto per le abilità al servizio, anche individuali, se vogliamo. Abbiamo visto Perugia abbattere Trento sotto una caterva di ace, abbiamo visto Civitanova fare la stessa cosa con Monza nell'anticipo di mercoledì, e quindi le partite possono girare veramente molto soltanto con dei turni al servizio, e Modena li ha i battitori, perché Abela Ziz, Gapè, stesso Stankovic, insomma Leal, quindi non darei così per scontato Macerata, anche se adesso ha recuperato Osmani e quindi si presenta al completo, anche con la novità dell'inversione degli schiacciatori di Blengini rispetto alle prime partite, o rispetto al solito che Mantorenia di solito gioca come schiacciatore vicino al palleggiatore, adesso li ha invertiti, quindi anche questa è una piccola novità. Dopo ti chiedo anche questo, che insomma è uno spunto interessante. La rubrica tecnica era ieri, ma nulla ci vieta ogni tanto di approfondire altre parentesi tecniche. Luca, ti chiedo invece appunto se lo stato di forma delle due squadre non è paragonabile, forse gli uomini di Gianni speravano di riuscire a affrontare la Lube, quella un po' rimaneggiata di un paio di settimane fa, insomma delle ultime due settimane, non diciamo di affrontare al gran completo, reduce da un big match comunque in settimana vinto, che dà morale, ecco, diverso da una partita di Coppa.
Sì, peraltro partita di Coppa dove Erwin è stato tenuto a riposo, guarda caso senza Erwin, senza nulla togliere Erwin, ma come equilibrio di squadra Abdelaziz forse è stata la partita dove è stato più coinvolto da Bruno e ha fatto l'opposto vero. Considera che a Modena probabilmente fare l'opposto vero quando hai Bruno, Erwin e in questo caso anche Leal diventa complicato, no? Perché poi insomma alla fine Bruno ha già tante uscite, quindi non è facile per tutti giocare una gran quantità di palloni, magari l'opposto invece solitamente li vuole. Diciamo che sì, Modena comunque, come dice Simone, prima o poi deve testarsi con delle grandi e deve capire un attimino, insomma, ha già avuto il termometro di Piacenza, ora però mancano quelle che sono le grandi più attese, le grandi classiche, quindi Civitanova e Perugia. Questo primo test, secondo me, è molto importante per sapere a che stato è Modena, che quest'anno, peraltro, non avendo giocato la Supercoppa, non ha nemmeno avuto questo primo assaggio nel precampionato, anche se quest'anno non era precampionato. È una partita sicuramente molto attesa da entrambe le parti. Forse il distacco non è così elevato fra le due squadre, soprattutto in questa fase dell'anno. Ricordiamoci anche che alla Lube manca ancora Ivan, che comunque, che lo si voglia o no, è l'opposto titolare di questa squadra. E non è un'assenza da poco, anche in termini proprio di equilibrio. Insomma, adesso l'opposto forse non è la prima uscita della squadra, magari dopo lo diventerà. Però è vero che è chiaro che fino a questo momento, se stiamo appunto ad avere un'idea dello stato attuale di forma delle due squadre, è vero che anche Lube ha faticato per motivi diversi, insomma Modena è chiamata comunque a fare un'ottima prestazione. Detto poi, non lo dimentichiamo, ovviamente non smettiamo di ripeterlo, poi si va a decidere tutto a fine campionato, ok, però certe partite comunque fanno bene per il morale e comunque la classifica non deve essere sottovalutata perché il piazzamento poi alla fine può essere determinante nei playoff. Simone, ti chiedo se hai qualcosa da aggiungere a quello che diceva Luca, quindi sullo stato in forma delle due squadre e poi appunto quello che anticipavamo, quindi su questo cambio schiacciatori, se ti sei fatto un'idea del perché, se fosse stato un esperimento, perché no, una scelta definitiva. No, beh, il direttore ha detto tutto, il direttore non si contraddice, quindi Come no, si vede. è perfetto. No, a parte gli scherzi, no, no, sullo stato di forma Luca ha già detto tutto. Sul discorso degli schiacciatori che Blengini ha invertito, ma guarda, giusto penso fra qualche ora su Volleyball uscirà appunto una disamina però più tecnica sulle caratteristiche anche nel corso degli anni delle squadre che hanno impiegato lo schiacciatore vicino e lontano con caratteristiche diverse a seconda appunto degli interpreti, soprattutto per quello che riguarda la ricezione. Per quanto riguarda Civitanova, guarda, io qualche idea me la sono fatta, ma poi chiaramente Blengini li vede tutti i giorni e quindi si era fatto le sue valutazioni. Ci saranno anche tanti equilibri che non sono soltanto per gli equilibri in ricezione che lui è andato a considerare, magari anche il discorso delle coppie di muro o piuttosto anche sui giri di battuta. Quindi quelle sono cose che sicuramente Chicco, che è molto attento su queste cose, e avrà valutato. Teniamo presente che comunque Lucarelli, sia l'anno scorso con Trento che anche col Brasile, giocava vicino, quindi per lui non è una novità, ma è un, vogliamo, ritorno al passato. Chiaramente, arrivando in una squadra con Osmani che gioca schiacciatore vicino da sempre, all'inizio magari Blengini non ha voluto intaccare alcuni equilibri che erano già negli anni scorsi, inserendo semplicemente Lucarelli al posto di Leal. Poi con l'infortunio di Lucarelli, ma queste sono mie supposizioni, con l'infortunio di Lucarelli, scusa, con l'infortunio di Juan Torrena, Lucarelli ha giocato sia con Kovar che con Jant, giocando vicino al palleggiatore, e magari adesso con il ritorno di Juan Torrena, Bengini si è accorto che magari funziona meglio, però questo poi magari sarà anche poi il tempo a dirlo. Sicuramente sono due schiacciatori che hanno caratteristiche anche abbastanza simili, e quindi magari possono anche essere intercambiabili, quindi magari non è detto che sia una soluzione definitiva. Sì, le variabili in quel senso sono molteplici, no? Nella scelta dei due schiacciatori. Poi staremo a leggere questo qui l'intervento su volleyball.it, ci faremo un'idea più concreta. Luca, riprendiamo invece il momento news che avevamo anticipato prima. Oltre al news del giorno vero e proprio, quindi ufficialmente la Lube è invitata al mondiale per club dopo che lo si era vociferato all'inizio, e dopo, cosa non da poco, ne abbiamo ripetuto oggi, dopo che lo Zax si era fatto da parte per motivi, diciamo, organizzativi, di salute, senza voler rischiare il viaggio, eccetera, eccetera. Quindi si è liberata una posizione, Lube è ufficialmente invitato, quindi la vedremo nel Mondiale per Club a inizio dicembre, oltre a questo che vi ho anticipato prima, e avevamo lasciato qualcosa in sospeso
ieri forse con qualche nuovo acquisto e qualche altra ufficialità è arrivata, se non ricordo male, oggi. Poi insomma, andiamo a vedere anche il prossimo turno che, quindi, diciamo, ci farà vedere, ammirare qualche partita interessante questo weekend, oltre alla già citata Civitanova Modena. Delle 72 vittorie con Eliana abbiamo già parlato tantissimo, stiamo aspettando la 73esima, che a questo punto, semplicemente perché sai che noi siamo appassionati di questo record, speriamo arrivi in questo fine settimana. Non ce ne vogliono gli amici e i tifosi di Cuneo, naturalmente, perché sappiamo che se vince con Eliana qualcuno deve perdere, però insomma la storia vuole questo. E altri acquisti, sì, ieri avevo dimenticato di segnalare questo acquisto. Innanzitutto Soverato ha ingaggiato una posta francese, la pronuncia è Foucher, spero di pronunciarlo bene, mi perdonerete, e mentre Ravenna sta ingaggiando André Luiz Queiroz, spero che anche questo, Cisterna ha ingaggiato l'iraniano Bardia Sadat, anche questa pronuncia me la perdonerete. Questi erano, se non sbaglio, gli acquisti di ieri, che rimanevano in sospeso. E poi c'è la questione della squalifica per una giornata di Zanini, che insomma ha provocato un mezzo terremoto, perché Ravenna ieri, dopo aver saputo della squalifica del suo allenatore e della multa al suo pubblico, ha scritto una lettera dove insomma invita gli arbitri a essere un pochino più neutrali per certi versi. Io però mi sono andato a rivedere la partita e probabilmente che è successo, la classifica... Che è successo? Che abbiamo visto qualche commento, ci avevano chiesto, poi non abbiamo approfondito, che avevamo in quel momento altre tematiche, però visto situazione abbastanza movimentata e diciamo anche abbastanza colorata, ecco, dati i cartellini. Molto colorata, perché Emanuele si è preso praticamente quattro cartellini nel corso della partita: il giallo, il rosso e poi il giallo rosso assieme, che sancisce l'espulsione definitiva dal campo. E partita che si è accesa da subito, il che mi fa comunque denotare che forse a Ravenna c'è un po' di tensione, e può essere anche comprensibile perché comunque la classifica non è delle più rose, e secondo me il campionato, se non ci sarà una svolta con qualche innesto nuovo, non sarà dei più rosei per Ravenna quest'anno. Già sul 7-12 il coach si è tolto la giacca per delle proteste, eravamo al 7-12 del primo set, sul 10-14 il primo giallo, il rosso è arrivato fra il secondo e il terzo set, e poi dopo c'è stata l'espulsione a metà del terzo set. Finale di partita con i romagnoli in campo a incitare il pubblico ad applaudire in maniera sarcastica agli arbitri, insomma non è stato un clima tranquillissimo. Poi che possono essere volati insulti agli arbitri, c'era talmente così poca gente che forse può anche essere successo, nel senso che è facile individuare un insulto quando c'è poca gente, magari nel frastuono generale non è così facile. Però sì, vabbè, multa ai tifosi, lascia il tempo che trova. L'atteggiamento di Emanuele ha denotato molto molta tensione, molto nervosismo. Quattro cartellini in una partita non sono pochi, un bel record. No, poi ho visto che magari sono cose più diffuse nelle categorie più basse, ho visto generalmente ad alto livello, salvo qualche caso estremo, una maggiore collaborazione, diciamo, tra allenatori e arbitri. Quindi non so se Simone ha qualcosa da aggiungere al riguardo, o oltre alle espulsioni e alle proteste, anche ai vari acquisti citati da Luca. Non ci dimentichiamo anche l'acquisto di, anche questo è difficile da pronunciare, Don Sai? Il paleggiatore australiano, a tradimento. No, infatti lo so che sta vigliaccata. Infatti San Marino, ha detto mi manca questo, e te lo lascerà più difficile. No, però a parte gli scherzi, Taranto si porta a casa un paleggiatore della nazionale australiana, quindi insomma staremo a vedere come conviveranno lui e il nostro ascoltatore, ormai amico paleggiatore della Prisma Taranto, Marco Falaschi. Stiamo a vedere. Pensa che Marco doveva essere il secondo paleggiatore a Perugia quest'estate. Si è trovato invischiato nella situazione di Giannelli, comprato all'ultimo momento da Perugia, con Travista che, forte del suo contratto, non voleva andarsene, e alla fine lì è rimasto. Il povero Marco doveva essere il secondo palleggiatore di Perugia, adesso è primo palleggiatore a Taranto, in una situazione di classifica tutt'altro che facile, e adesso è stato fatto questo acquisto. Quindi pensa a te il destino, no? Come funziona? Simone, funziona così anche nel volley di B, no? No, nel volley di B diciamo che c'è molto meno traffico, diciamo così. Una volta fatti i roster c'è molto meno giro, anche perché poi non c'è la possibilità di prendere gli stranieri, che sono quelli che solitamente sono o liberi o hanno un mercato più aperto dal punto di vista anche temporale, con meno vincoli rispetto a chi è già tesserato in Italia, quindi tra italiani o stranieri tesserati in Italia.
E, no, sì, ci sono anche stati anche l'ingaggio di Lanza fino a dicembre di Latina, insomma, sì, qualche cosa si muovono, c'è stato anche Ravenna che ha avuto l'infortunio del palleggiatore, anche molto grave purtroppo, di Pesla, che quindi chiaramente in quei casi lì bisogna correre ai ripari, anche perché sono dei ruoli che, sai, non puoi sostituire con chi hai già, nel senso che uno schiacciatore o un opposto inventi e trasformi qualcosa o qualcuno, ma con il palleggiatore anche per l'allenamento bisogna averne due, e quindi in quei casi lì gioco forza, il mercato diventa importante. E, Luca, non mi ricordo se avevamo lasciato sospeso altri argomenti. No, beh, naturalmente sì, il calendario, abbiamo visto comunque un turno interessante, abbiamo scelto un po', come dire, come titolone Lube Modena, perché sono ovviamente Lube Modena, però quel Trento Monza lì, no? Due squadre che avevano sorpreso in Supercoppa e quando sono state chiamate al rematch, insomma, è andata benissimo con risultati abbastanza netti, con 2-3-0 abbastanza netti, di nuovo ad opera delle Perugia e delle Civitanova che avevano appunto battuto in Supercoppa. Che ne dici invece di questo rematch? Chi se la caverà? Ah, è una partita completamente diversa, con due squadre che hanno messo insieme qualche esperienza in più di campionato. Secondo me su Trento molto dipenderà dal fatto o meno che ci possa essere Micheletto per certi versi, perché comunque quella squadra senza il ragazzo cambia un po' fisionomia e anche forse fiducia in se stessa. E Monza ha dei martelloni pesanti, è proprio una partita secondo me da una parte sciabola, dalla parte Fioretto, bisognerà vedere chi riesce a infilzare l'avversario con la spada diversa. Io vedo un gioco veloce, leggero, quello di Trento, per quanto poi le legnate dei ragazzi di Trento se ti beccano altro che leggere, ma vedo gli oppostoni e i martelloni più grossi nella squadra di Monza, quindi lì sarà una bella sfida fra la potenza di Grosser e la velocità di gioco di Trento. Sarà una partita interessante e potrebbe essere molto diversa rispetto a quella di Supercoppa, dove ricordiamo Monza era la sua prima storica finale, quindi magari ha pagato anche un pochino quell'entusiasmo e quello scarico di nervi che hai dopo un'impresa di semifinale che in pochi pronosticavano. Sarà comunque una bella partita, secondo me. Simone, come peraltro anche quelle di domani, sì. Molto equilibrate, anche in chiave salvezza. Infatti dopo diamo un'occhiata al resto del turno, però appunto sull'altro big match, Simone, che ne dici? Domenica alle 15.30, quindi chi vuole e chi ha Volleyball World, visto che la Lube e contro Modena sarà su Rai Sport, invece Trento Monza su Volleyball World in diretta, e che ne dici? Che partita ti aspetti? Anche qual, dove sarà la chiave, diciamo, tecnico-tattica della partita? No, sì, sarà una partita interessantissima, e sicuramente, come ha detto Luca, diversa dalla finale, perché insomma, la finale aveva tutti un contesto completamente diverso. Questo è molto diverso. Questa è una partita di campionato, quindi vale per quello che è, come la finale di Supercoppa è stata una finale e rimane quella lì. E, sì, dal punto di vista tecnico, sicuramente l'assenza o meno di Micheletto chiaramente influirà molto su come si disporrà anche Trento. E anche ovviamente poi su anche tutti da lì, tutte le conseguenze tecnico-tattiche del caso. Sicuramente Monza è una squadra che, come abbiamo visto, punta molto sul discorso del servizio e quindi in più interpreti. E chiaramente avere Micheletto anche per un discorso di ricezione sarebbe molto utile alla squadra di Lorenzetti. Anche se comunque anche Trento è una squadra che comunque fa della battuta una delle sue armi, specialmente in qualche giro con Kaczynski e comunque con i due centrali, perché Poda Skanin e Lisinac sono oltre che ottimi centrali anche ottimi battitori. Insomma, anche vedo che anche su questa partita vedo il servizio un'arma di entrambe, e quindi sarà un pochino quello che potrà fare la differenza tra i due. Chi batterà meglio avendo un pochino più dal servizio e quindi facendo staccare la ricezione avversaria avrà un pochino più facilità nel predisporre modo difesa e quindi per cercare di contenere gli attacchi dell'avversario. E chissà che in questa questione dove abbiamo giustamente dato, anzi si è giustamente dato la giusta importanza al servizio, e chissà che appunto il fattore campo di Trento in questo caso non possa avere un ruolo determinante. Prima di salutarti, Simone, chiedo a Luca, ma Micheletto ci sarà? Perché abbiamo visto in panchina vagare nelle zone della panchina, pensi sia previsto un suo ritorno? Difficilmente verrà forzato, ecco, questo
mi sento dire. Guarda, considerando che anche Trento come prossimo appuntamento c'è il mondiale per club, dubito che forzeranno il ritorno dei ragazzi, del ragazzo, anche perché comunque hanno altre partite prima della partenza per il Brasile, quindi hanno tempo di rimetterlo dentro nei meccanismi. Secondo me faranno tutto il possibile perché lui ritorni senza problemi. Era già a bordo campo nella trasferta di Ravenna, perché comunque è giusto fargli vivere il clima della squadra, un po' di riscaldamento e stare con gli altri compagni. Onestamente non mi sono giunte voci, informazioni ufficiali da Trento per sapere se sarà in campo o no. Secondo me è un po' presto. Avevano detto 2 settimane, magari qualche giorno ancora se lo prende. 2 settimane, come ho detto. E che 2 settimane, visto che tra turni infrasettimanale tutto era successo veramente... Perugia ha giocato, Trento ha giocato e giocherà partite determinanti, quindi insomma, c'è questa, anche questa piccola sfortuna, diciamo, a livello di incroci, proprio nel momento dove c'erano una sovrapposizione di calendario non indifferente. Simone, ti salutiamo, ti chiedo se riuscirai però a goderti qualcuna di queste partite, visto che comunque alleni, non so dove e come giocherai con la tua Mantova, se non ricordo male, nel ricordare che c'erano anche le partite di sabato, appunto, che diceva Luca, anche insomma, piuttosto equilibrate, prima Taranto contro Padova, comunque sfida abbastanza importante nella salvezza, alle 18 su Rai Sport, e invece alle 20:30 Volleyball World Perugia contro Milano, quindi anche qui andiamo a vedere questa Milano, cose, che sorprese, se poi ci regalerà qualche sorpresa. Sì, le partite del sabato farò fatica perché giochiamo di sabato, noi con Mantova siamo in trasferta domani vicino Verona, a Caselle. Però la domenica sicuramente ci sono partite interessantissime tra appunto la Lube e anche quella dell'anticipo delle 15:30 di Trento. E poi, come avete già detto, ci sono anche molte partite interessanti, soprattutto anche in ottica, chiamiamola così, salvezza, che è un pochino presto, però ci sono punti pesanti per delle squadre che hanno magari l'occasione di giocare con una squadra del loro livello, quindi per mettere punti in cascina. Vibo Ravenna e Piacenza Cisterna per chiudere il cerchio, poi ovviamente non abbiamo il tempo materiale di analizzarle tutte, sarebbe molto bello, chissà, magari un giorno faremo voglia di volley di 3 ore al giorno, così dopo che dovremmo andare tutte le attività, solo questo, in quel caso. Grazie mille Simone, a presto, buon weekend. Grazie a voi e buona continuazione, grazie mille. Ciao Simone. Ciao Luca. Grazie mille allora Simone Serafini, il cartello recita tra poco, lo cambiamo subito con In Diretta. Vieni a trovarci Rachele San Giuliano. Buongiorno Rachele. Benvenuta. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Raku. Come andiamo? Bene, bene, tu? Non mi lamento, dai, poi è venerdì. Ecco. Sì, ma tu... te sei iperattiva, anche il venerdì avrai 2000 presentazioni, convention, iniziative. Vabbè, corri. Non bisogna mai annoiarsi, no Luca? Ma te non ti annoi di sicuro. Infatti Rachele, sei stata furba o forse fortunata quando hai detto che giorno ci possiamo sentire, il venerdì è sempre la puntata, possiamo dire, per certi aspetti più bella, appunto perché il venerdì sono sempre più cariche, sì, ci sono le partite che arrivano, quindi dai, ci sono sempre tanti temi rispetto magari alla puntata del lunedì, dovete avermi introdotto come buongiorno Rachele San Giuliano, tutto molto più cupo, invece oggi siamo carichi, siamo... Abbiamo detto, ci sono tante partite in arrivo, hai sentito che stavamo parlando di maschile, parlavamo di femminile, però ti ho visto non solo tra conferenze, vari discorsi motivazionali, dove poi tra l'altro dopo sono curioso di chiederti, ma ti ho visto anche in corsa, ti vedo correre ovunque. Mi diverto, ma soprattutto mi piace mangiare e quindi cerco di fare qualcosa per tenermi in forma, dai, il più possibile. No, comunque mi piace, ho trovato questa passione nella corsa, giusto per continuare a fare sport in qualche modo. Pensavo fosse uno sport solitario, mi sono resa conto che non è così. E quindi finché mi diverto vado. Strano un pallavolista che corre, però insomma. Infatti. Visto. Da lì... Già svelato, non tutto, mi piaceva, già svelato la domanda. Esatto, quando giocavo, se la ricezione era spostata di 2 metri, ero già così. Adesso ne corro veramente molti, molti di più. Vedi la vita? La lunga distanza ci ha fatto abituare le prime volte. Dai, forse erano le distanze brevi, ricezioni staccate, non troppo, speriamo. No, dai, non troppo, anche se qualche volta, insomma, c'erano. Poi, insomma, per una palleggiatrice come ero io, con le mie caratteristiche, era proprio una gioia.
soprattutto per gli attaccanti. Senti, parlando di volley invece, detto che sì, poi passiamo, come detto, è venerdì, quindi possiamo poi parlare di quello che vogliamo, anzi ricordiamo agli ascoltatori, posso chiederci bene o male quello che vogliono, i temi sono abbastanza liberi. Venerdì, tu come, che periodo stai passando? Hai detto che commenterai la Champions su Discovery, sì, tra, esattamente, tra un po', quando inizierà, e del resto se stai riuscendo a seguire qualche partita, e se lo fai più da tifoso, diciamo appassionato, più da tecnica commentatrice che sta studiando e si tiene in aggiornamento? Beh, allora, chiaramente studiare, tenersi aggiornati è ovviamente fondamentale per chi fa il nostro lavoro. Poi ogni mattina alle 7 mi arrivano le news di volleyball e quindi sono perfetta, non mi manca niente. Sei iscritta alla newsletter, bravissima. Certo, non hai visto? No, è la privacy, non vado a vedere chi si registra. Ecco, vedi, la risposta giustissima. Sì, sì, assolutamente. Quindi questo è il modo. Ogni mattina alle 7 puntuale mi arriva, giusto? Esatto, sì. Adesso poi che c'è l'ora, abbiamo cambiato orario, sì, arriva alle 7. Prima arrivava alle 8, era un po' più pigra. Va bene, comunque, insomma, in quell'orario siamo già belli attivi. E poi sì, insomma, fra pochi giorni, perché cominceremo appunto la settimana del 22 con le partite di Champions e iniziamo subito forte, perché con Vakif Monza e partiamo col botto. E sarà super interessante seguire il percorso delle nostre italiane in questo campionato. E il campionato mi sta piacendo molto. Questo femminile lo trovo molto equilibrato, c'è chiaramente Conegliano che insomma sta battendo tutti i record, ormai siamo vicini anche a battere quello del Vakif, quindi manca veramente poco, chissà se ce la faranno domenica, però vedo che ormai c'è la caccia comunque a cercare di battere l'imbattibilità di Conegliano, anche se mi sembra che insomma gli ultimi 3-2 hanno fatto vedere che le squadre sono lì, anche se Conegliano non è ancora al completo, no? Quindi mancano un po' di tasselli e non lo so quanto, ovviamente è una squadra fortissima anche da un punto di vista della mentalità, perché se no non fai così tanti risultati di fila, nonostante anche le varie difficoltà. Però delle volte mi sembra come che dall'altra parte, nei momenti magari in cui si possa portare a casa il set, arrivi un po' di sudditanza psicologica. Non so cosa pensate. Beh, io lascio ovviamente la linea a Luca nell'introdurre intanto un tema importantissimo che avevamo detto l'anno scorso, del fatto che molte squadre avrebbero potuto stare a guardare Conegliano della serie, tanto questo non le battiamo, investiamo sulle giovani, guardiamo al futuro, direi che invece è stato fatto il contrario. Lasciamo stare la questione giovani, magari si è puntato sì sulle giovani, ma sui giovani forti e diciamo costosi a livello di budget. A livello di sudditanza psicologica è l'unica cosa che mi sento di aggiungere, diciamo scarso tecnico quali sono, comunque faccio complimenti a Daniele Santarelli, perché è una squadra comunque che scende in campo con quell'attitudine davvero, adesso mi sfugge purtroppo il nome, ma è stata bellissima la metafora di Marco Fantasia in un servizio la domenica sportiva, che l'ha paragonato col pupazzetto che prende un sacco di pugni e non cade mai, quindi non mi ricordo se era Ercolino o qualcosa, però davvero arrivati in quei momenti lì abbiamo visto dei 22 pari, dei 23 pari, 21-19 nel set decisivo sotto 2-1 e comunque andare a vincere non è facile. Quindi a questo punto, Rachele, mi sentirò, oltre di citare Marco Fantasia e vari esempi, citerò la tua metà di questa sudditanza psicologica degli ultimi punti. Direi no, ma non so se è quello, cioè magari lo chiedo anche a voi un confronto, visto la chiacchierata che stiamo facendo, però mi sembra proprio che è chiaro che Conegliano ha questa capacità in più di ribaltare assolutamente tutto, anche quello che sembrava compromesso, e ce l'ha dimostrato nel corso degli anni, no? Perché alla fine, insomma, è molto che parliamo di questa cosa. Sono passati anni. Il punto è che veramente riuscire a mantenere un così elevato livello di attenzione, di performance, hai fatto bene a fare i complimenti comunque all'allenatore, a tutte le ragazze, immagino che non sia neanche facile, perché allora sembra che venga tutto facile, ma la pressione c'è, e la pressione di essere comunque la squadra da battere, qui tutti ti vogliono battere, però poi si arriva nei momenti clou, i momenti determinanti, e riescono sempre a fare la differenza, quindi Luca, immagino che c'è sicuramente tanto del loro, ma forse anche dall'altra parte ogni tanto sei lì che dici caspita, però loro alla fine ne vengono sempre fuori, loro alla fine ce la fanno sempre, no? E quindi magari allora il primo punto che prendi diventa un po' più impegnativo. Luca, ti chiedo, quindi sono più le squadre ad avere paura di Conegliano in certi momenti o forse Conegliano a fargli più paura? Ma guarda, io penso a come è finita la partita di Chieri e non è la prima volta che vedo finire le partite così, 13 pari, palla a Egono in contrattacco con palla staccata ricostruita, la mette giù,
con una violenza inaudita e Chieri guarda questa palla passare, ma guarda perché non può fare altro, e Gono va in battuta e ace. Ecco, è finita così, ma non è la prima partita che vedo finire anche così. Monza, se non sbaglio, no? Esatto, sì, è andata a servizio lei e la partita è finita lì. Mi viene quasi da dire che la pallavolo è uno sport bellissimo, si gioca in 14 perché ci sono i due liberi, ce le si dà di santa ragione per due ore, poi alla fine vince con Eliano. È un po' come il calcio, no? Alla fine vince la Germania, diceva, se non sbaglio, di Necker o giù di lì. L'ho sentita anche recentemente in un film. Insomma, ma il tipo il Milan... Tipo Milan anni 90, no? Ah, sì, esatto, è uno sport dove si gioca in 22, si corre dietro la palla per 90 minuti e poi alla fine vince quella squadra lì, insomma, quella più forte. In questi ultimi anni è Conegliano. Eh sì, c'era arrivato alcuni commenti al pubblico, dopo li andiamo a leggere. Intanto si chiedono se quella, cioè, dico anzi, belle le telecronache delle Olimpiadi con Monari e Cozzi, sì. Assolutamente sì. Sì, mi sono divertita tantissimo quest'estate. Anche noi. Vero? Avete fatto veramente un gran bel lavoro, un gran bel servizio, si è potuto vedere tutti i giochi, tutte le partite, sì. E poi anche tutti gli altri sport, cosa che solitamente questo... quando andavo alle Olimpiadi non riuscivo a vedere. Guarda, questo è stato veramente incredibile, uno sforzo pazzesco da parte di Discovery, perché poi quando sei dall'altra parte dello schermo magari non ti rendi conto, però quando ci stai dietro e vedi, cioè veramente un plauso, perché hanno fatto qualcosa di incredibile permettendo veramente a tutti gli appassionati di fruire di tutti i contenuti poi in qualsiasi momento, quando vuoi. Quindi anche il fatto che fossero in notturna e non tutti magari avevano la possibilità di restare svegli o di seguire, ma di poterlo comunque rivedere più tardi, senza magari andare sui social e essere spoilerato sui risultati, certo. È stato sicuramente bello anche il fatto di poterlo rivedere poi anche dopo 15 giorni, no? Quindi magari rivedere qualche sfida appassionante. Peccato per il cammino delle nostre nazionali, perché è stata un'Olimpiade ricchissima di emozioni per quanto riguarda tutti gli sport, poi noi le stavamo vivendo lì e quindi sentivamo tutti i colleghi esultare, piangere, e noi volevamo anche noi essere partecipi di queste gioie, no? Però devo dire che ci siamo emozionati lo stesso tantissimo. Io vi dico che quando ha vinto l'Argentina la finale terzo quarto Bronzo, posto, ho visto l'allenatore in lacrime e io non riuscivo più a commentare, ero in lacrime anch'io con Fabrizio, poverino, che rideva, che doveva andare avanti da solo, però non ce la facevo. Quindi un carico di emozioni come per la Francia, insomma, chi si sarebbe mai aspettato, okay. No? Un risultato così, visto l'avvio che aveva fatto inizio, la Francia, sì, la Francia all'inizio. Esattamente, quindi quando ho visto Stati Uniti lì, fuori al girone, che avevano partito appunto surclassando la Francia, quindi gli incroci ce ne sono stati la prima tanti. Partita che ho visto degli Stati Uniti, per quanto io possa capire di pallavolo maschile, ho detto questi vincono, cioè era sembrati molto più in forma e poi c'è stato un crollo, no? Ecco, un po' mi è dispiaciuto. Allora, i ragazzi sì, sono usciti però un 15-13 al tie break contro poi una squadra che insomma ha vinto un bronzo olimpico. Dispiace perché l'Argentina era sicuramente la nostra portata, chiaro che non eravamo nelle migliori condizioni, ecco, questo è sicuramente chiaro. Le ragazze è stata dura, soprattutto per me l'Olimpiade era finita nella partita contro la Cina, perché quando hai l'opportunità di agevolare il tuo passaggio di turno con una squadra già, è vero che è la Cina, però già fuori dai giochi, e non riesci a sfruttare quell'opportunità, probabilmente c'era effettivamente qualcosa che non andava bene, no? Ma poi l'hanno detto le ragazze stesse, erano molto dispiaciute perché non riuscivano a esprimere il gioco che poi è bello, che abbiamo poi visto all'Europeo. Quindi. E sono stata veramente troppo contenta per tutte e due le nazionali che ci sia stata subito dopo, a distanza di neanche 20 giorni, una seconda opportunità, perché non ti capitano spesso nella vita. No. È stato un anno durissimo perché tante competizioni tutte insieme, il fatto di poter smaltire velocemente la delusione dell'Olimpiade con un super risultato europeo ha sicuramente regalato poi al nostro campionato delle atlete con una motivazione chiaramente diversa, perché altrimenti le avremmo, chissà quando le avremmo recuperate, perché mentalmente è stata una botta pazzesca. Infatti, sono veramente le ragazze che hanno potuto farlo immediatamente, sì, con lo stesso, sì, gruppo, quasi, non è stato male. Qualche infortunio, purtroppo. Gli uomini hanno cambiato un po' strategia, è passato un po' di tempo, però dicevi, hai visto i colleghi esultare, e poi, dai, poi non vi è andata malaccio, non vi siete spostati praticamente in massa, no,
da Zon. Anche noi abbiamo mantenuto la stessa squadra più o meno, esatto, sì, esatto, e ci siamo spostati dall'altra parte, di là abbiamo gioito tantissimo. Anche lì, però come tutti, no? Come tutti noi, è stata poi per come è arrivata, e poi devo dire... Allora, due cose diverse sicuramente, e per quanto riguarda la nazionale femminile sono stata felice per le ragazze perché alla fine è stato il primo trofeo che si sono portate a casa, la prima vittoria, perché il mondiale seconde per 2 punti, l'europeo terzo, l'Olimpiade è andata come è andata, questo gruppo aveva bisogno di vincere qualcosa di importante, no? Di dire effettivamente ci siamo, e se lo sono veramente... guadagnato, meritato, e nonostante ci fosse tanta pressione e tante aspettative su di loro, perché tutto il casino anche relativo ai social, che ho trovato veramente una polemica inutile e stupida, anche se lo posso, gonfiata, dire, sì, anche perché comunque chiaramente anche travisata perché... dalle parole di Mazzanti, esatto, assolutamente travisata. E poi strumentalizzata, ovvio, ma sono le stesse ragazze che sono nate con i social, sono le stesse ragazze che hanno vinto una Champions League stando sui social, sono le stesse ragazze che hanno vinto un campionato, e non capisco perché dovevano avere comunque un comportamento diverso in un'altra competizione, cioè questo non... oppure questo dovesse per forza disturbarle o... Sì. È che sappiamo che la nazionale ha più eco, quindi inevitabilmente si prende dentro, diciamo, gente che non sa certe cose, non sa che magari certe ragazze ci sono abituate, poi poverette, ma peraltro senza, in bolla, esatto, senza considerare che anche chi ha vinto ha delle ragazze che sono coetanee e durante le Olimpiadi andava sui social, cioè non è stato questo comunque che può aver disturbato, esatto. Anzi, Paolo Egonu, che è la stella di questa nazionale, con i social per tutta l'estate ha fatto gruppo con le ragazze, perché ha fatto storie che ogni giorno coinvolgevano le compagne di squadra, poteva farsi dei selfie per i fatti suoi, ha fatto soltanto delle storie con la squadra, sempre allora, comunque. Se non fosse, se non avessero condiviso sarebbero state antipatiche rispetto agli altri atleti, che cioè, ci sarebbe sempre stato qualcosa, per quello queste cose veramente mi danno fastidio, e sono felicissima che loro abbiano risposto con il campo. E felicissima che hanno avuto questa seconda opportunità. Per i ragazzi è stato una cosa incredibile, a me è piaciuto tantissimo vederli giocare, proprio ti gasavano, cioè lì non riuscivi più ad essere a vederli da un punto di vista tecnico, no? Eri proprio tifoso, non so se avete avuto la stessa percezione, però è una roba incredibile, infatti poi Fefè è straordinario, e ho avuto anche la fortuna di seguire un po' il talk che hanno fatto al Festival dello Sport di Trento, e è stato meraviglioso anche capire qual è l'aria che si... l'energia, no? Che c'era all'interno di questo gruppo, l'aria che si respirava, e penso che anche questo abbia fatto la differenza, perché comunque anche per un allenatore che è nuovo, raccogliere un gruppo che è vero che ha nuovi innesti, però arriva da una batosta, ce n'erano tanti che mentalmente dovevano recuperare, c'erano nuovi innesti, hai solo 20 giorni per dare la tua impronta, e il problema è che adesso si è incasinato la vita, Fefè, perché se questo è stato il suo esordio, aiuto. Infatti si voleva dimettere. Infatti, eccezionale. Quello che doveva raggiungere in un percorso, diciamo, di più anni, l'ha raggiunto alla prima occasione, adesso si dovrà riconfermare, deve un po' chiedere a Conegliano come si fa. No, sicuramente la ricetta ce l'ha. Luca. Però è veramente stato bello vederli giocare. No, mi fa piacere sentire Rachele parlare così, ormai cioè, è un ex atleta, nel senso che ormai si sente proprio giornalista e commentatrice, parla veramente, veramente bene, è un piacere sentirla, soprattutto insomma, io poi l'ho anche vista giocare, quindi belle parole. Sì, parliamo dell'anteguerra però. No, beh, anche guerra, dai, adesso sai che peraltro adesso l'anno prossimo la federazione celebrerà per tutto l'anno il mondiale del 2002 in Germania, perché sono passati 20 anni e tu c'eri, e come io ti ricordo sempre, anche se tu con molta modestia mi ricordi, vabbè sì, ho fatto, ma sono entrato un attimo, lei è entrata nella finale, ha fatto il suo bel muro, punto, quindi è anche a tabellino campionessa del mondo, e in Italia ad oggi di campionesse del mondo ne abbiamo solo 14, no? Eravate 14 o 12? 12. Non mi parlo nemmeno più. 12. Quindi figurati, nel femminile abbiamo 12 campionesse del mondo, una è Rachele San Giuliano. Guarda, poi sono lei, sicuramente dei bellissimi cosa, ricordi. Sempre.
Sì, bello. Sì, è vero. Ho sempre pensato, guarda, per tanti anni di essermi trovata nel posto giusto al momento giusto, no? E un po' per poi dopo diventando un po' più adulti, analizzando. Poi una volta ho avuto una bellissima conversazione con Anza, con Sara Anzanello, mi ha fatto un po' aprire gli occhi su tante cose e ho rivalutato, no? Soprattutto adesso che faccio anche questo lavoro di spiegare un po', raccontare quello che lo sport ti insegna, cioè alla fine in una squadra tutti i componenti sono fondamentali, ognuno per il proprio apporto che riesce a dare. E Sara mi aveva proprio ricordato degli aneddoti che riguardavano magari le partite di qualificazione, dicendo: ti sei dimenticata di quelle, dei risultati che abbiamo ottenuto e che ci hanno permesso di arrivare in finale, in cui comunque tu hai giocato e hai fatto il tuo, no? E poi se non ci fosse stato quel momento lì, magari ai quarti di finale, alla semifinale, eccetera, non ci saremmo mai arrivate, perché poi però queste cose probabilmente le riguardi dopo, quando sei un po' più maturo. Sara c'era sicuramente arrivata prima di me, quindi mi ha lasciato anche questo grande insegnamento, Anche oltre a perché tutti gli altri. fu un mondiale di sofferenza, le prime partite non fu tutto semplice. E poi facciamo un'altra analisi: tu eri la seconda palleggiatrice di Leo Lobianco, tu eri lì, facevi chimica con quel gruppo. Se ci fosse stato qualcun altro al tuo posto, magari quella chimica non c'era. E ricordiamoci Sì. in quegli anni anche le polemiche che c'erano fra chi non è andata, chi c'era, chi non c'era, insomma. Quindi alla fine hai Guarda, contribuito anche tu a quel mondiale, sicuramente. assolutamente sì. Poi ogni tanto ne parlo con Maurizia, perché io e lei facciamo tantissime Esatto. cose insieme e proprio raccontiamo della nostra esperienza in quel tempo, no? Quando io sono cresciuta con il mito suo e poi magari mi sono trovata a prenderne fisicamente il posto. E oggi siamo grandissime amiche, ti ripeto, lavoriamo insieme raccontando anche quella che è stata la nostra esperienza, no? Quindi la competizione, ma non la rivalità, che non sono cose da sottovalutare, perché poi tu puoi chiaramente condividere o meno le scelte di un allenatore. Cioè, due anni dopo mi ha lasciato a casa, non è che ero molto contenta della scelta. Chiaro, l'ho accettata, non la condividevo, è normale, no? Però sai che comunque devi fare quello che è funzionale per la squadra. L'obiettivo è sempre uno, e poi quando c'è quell'obiettivo che è uguale per tutti, i risultati si vedono. Ecco, per noi è stato veramente così. Cioè, mi ricordo anche la stessa Sara che veniva spostata da centrale a fare il posto 4, ma in quel momento la squadra necessitava di quello e lo si faceva. La squadra necessitava che io entrassi anche solo per fare un muro e lo si faceva, cioè, ma senza pensare, però potevo fare di più, però non è giusto. E quando si ha la consapevolezza di quello che è il proprio ruolo e del proprio apporto che si può dare, penso che veramente si riesca a fare la differenza. E quella è stata un'alchimia pazzesca, quindi peccato che è durata poco. L'anno dopo non siamo riusciti a ripetere, però vabbè, intanto gioiamo di questo. Io a questo punto invece ti chiedo, visto che è venuto fuori Sì. l'argomento, come va la carriera, tra virgolette, da speaker motivazionale e soprattutto se è il termine giusto, come l'ho chiamato. Ah, direi di sì, anche questo è un mondo in cui mi ha trascinato la Mauri, e quindi quando dico che facciamo tante cose insieme è proprio partito anche da qui 5-6 anni fa, non mi ricordo più. Mi ha permesso, è bello, è bellissimo, ma mi ha permesso soprattutto di rivalutare la mia carriera, no? Perché avevo sempre pensato di aver dato alla pallavolo più di quanto avessi in realtà ricevuto, ma ho capito che non è così, perché poi è vero che noi sportivi misuriamo tutto in termini di palmarès, no? Le convocazioni, le presenze in nazionale, le medaglie, i campionati, gli scudetti, bla bla bla. Però quello che ti lascia lo sport va oltre tutte queste cose qua. Cioè, sono veramente dei valori, degli insegnamenti che tu ti porti per tutta la tua vita. E quindi poi rivalutando, dovendo poi rivedere la mia carriera per capire, no? Perché all'inizio dicevo: ma io che cosa posso raccontare agli altri? Poi ho capito che gli insegnamenti sono tantissimi e devo veramente tanto alla pallavolo, anche se oggi sono felice che continuo a restare in questo mondo, no? Attraverso le telecronache, eccetera. Però devo tanto per quello che mi ha insegnato in palestra, dal primo giorno in cui ci sono entrata all'ultimo in cui ho appeso le ginocchiere al chiodo. Adesso non è che voglio fare retorica, però è veramente così. Cioè, è proprio il percorso che tu fai, al di là di quello che vinci o delle batoste che prendi, perché poi, insomma, anche quelle insegnano tantissimo. Chiaro che quando le prendi, poi devi fare le riunioni e poi magari l'allenamento punitivo, il ritiro e le cose, è un po' la poesia ti passa, no? In quel momento, però Certo. poi tutto ti fa crescere tantissimo.
Piccolo spoiler, questi due minuti, il tuo discorso, che verranno evidenziati, tagliati, usati come post nostro, perché è giusto così, lo prenderemo come pillola della puntata, perché davvero in due minuti hai spiegato perfettamente il tuo lavoro. Intanto si vede che comunque lavori anche in ambito comunicazione, comunque, perché davvero hai riassunto in due minuti tutto quello generalmente che fai e da dove nasce il tutto, perché non è necessariamente che solo colui che ha vinto 18 mondiali, 18 olimpiadi, 18 europei può trasmettere qualcosa, soprattutto non pensare che di avere dato tanto uno sport, quando magari lo sport può aver dato a noi che lo seguiamo e che lo pratichiamo. Ma chi fa sport comunque queste cose le sa, cioè, o chi vive di sport come noi, no? Cioè, quelle emozioni che ti fa vivere, i valori che ti insegna, no? Il rispetto, la dedizione, la disciplina, la passione, l'educazione anche, cioè, poi alla fine si rispecchiano, no? Anche nella vita di tutti i giorni. Ecco, io penso un'altra cosa, che gli sportivi abbiano una grande responsabilità, che sia quella di essere molto coerenti con i valori che lo sport incarna, quindi essere educati, avere rispetto, perché poi soprattutto anche i campioni che noi guardiamo nella pallavolo, ma di tutti gli sport, appassionano tantissimi giovani. E è bello se i modelli sono gli sportivi, e dopo un anno come quello che abbiamo passato, insomma, che stiamo ancora vivendo, in cui di successi l'Italia ne ha avuti tantissimi, sarebbe uno spreco se i modelli per i nostri giovani tornassero ad essere i tronisti o i cantanti trap, invece che gli sportivi che ci hanno fatto appassionare o innamorare quest'estate. Io ho due nipotini piccolini di 3-4 anni, e loro cantavano l'inno d'Italia e giocavano a fare salto in alto come Tamberi o correre veloce come Jacobs. Ecco, io penso che quando quello di 4 anni vuole sempre giocare a pallavolo, perché poi ha seguito gli europei, eccetera. Però quando ci sono questi modelli, io penso che abbiamo vinto. E poi è la responsabilità dei nostri atleti di continuare a dare sempre il buon esempio a questi giovani, no? Che poi si appassionano a un qualcosa, poi se è la pallavolo meglio ancora. Luca? Sì, beh, intanto stavo leggendo un messaggio che ancora non hai messo online, che è arrivato adesso, che ricorda anche un po' come è stata forgiata Rachele, no? Insomma, eccolo qua, Beppe Giannetti, io me lo Grande ricordo. Grande Beppe, esattamente. A Masse, a San Donà, insomma, era un'altra pallavolo, però era una di quelle persone che forgiava veramente le giocatrici, col suo modo un po' burbero a volte, però niente male. Anche lei è passata da lì e si vede, naturalmente. E per il resto, che dire, queste ragazze, Rachele, ti considero ancora una ragazza, bravissima, e tutto, fai bene. Esatto. Queste ragazze che escono dallo sport e hanno questa capacità di comunicare, secondo me sono personaggi che vanno tutelati e preziosissimi. Quindi quando vedo che ci sono appuntamenti con lei, con Maurizia, che vanno a parlare anche nelle aziende e danno motivazione ai manager, quindi escono anche da quello che è il canale sportivo, fanno capire come nel nostro sport ci sono persone intelligenti, che non si limitano a quel campo, alla ginocchiera, al tuffo, all'alzata e allo schema. Quindi questa è una bella lezione, secondo me, se i nipoti di Rachele giocheranno a pallavolo o prenderanno esempio da lei, secondo me avremo la certezza che anche in futuro avremo altre persone intelligenti in questo sport. Grazie Luca. Guarda, di sicuro sognano in grande, perché a casa non è che ho molte medaglie, no? Però ce n'è una che spicca un po' più delle altre, e loro puntano a quella. Io voglio quella lì, quella più grande, e è sempre quella del mondiale, no? Che custodisce mia mamma gelosamente. Però senza sapere di che cosa sono le altre, perché magari hanno anche lo stesso colore, però sono già decisi su quello che è l'obiettivo che vogliono. Infatti poi gli diciamo: sì, però non è che te la puoi mettere al collo così, te la devi meritare, no? Esatto. I temi ovviamente che potremmo trattare ancora sono tanti, siamo verso la fine, quindi io per il momento mi limito a portarti alcuni commenti, alcuni messaggi degli ascoltatori. E prima in realtà ci eravamo interrotti quando stavamo parlando di Conegliano, come si fa poi a non parlare ogni tanto di Conegliano, soprattutto adesso che ha tiro dal record e ti metto insieme questi due spunti. Come fa secondo voi Santarelli e staff a trasmettere queste le giocatrici anche ora che il roster è cambiato e comunque anche quando non giocano i titolarissime? E una cosa non da poco, quanto davvero non banale, se uno vede i set di Conegliano solo dal 20 è una squadra incredibile, e aggiungo, e non è poco.
No, assolutamente, però è un po' quello che dicevamo prima, no? Sì, che sì, sul finale del set loro hanno questa lucidità, questa presenza che permette, poi consapevolezza sicuramente nei loro mezzi, che gli permette di portare a casa il risultato. Poi è vero che le giocatrici un po' cambiano l'ossatura, però è un po' sempre la stessa, no? E quando dicevo del Milan anni 90, è un po' quello, ma come poteva essere anche la Foppa Pedretti negli anni 90, quando arrivavano le giocatrici, è la squadra, l'energia, cioè alla fine tutti giocavano bene. Non so, se si crea quell'ambiente positivo, per cui alla fine il coach, le giocatrici che sono lì da più tempo, sicuramente si è creato il giusto clima, per cui chi arriva lì è performante. Ambiente e sistema, diciamo che stanno funzionando. Però dà anche molto merito, secondo me, alla società, perché ha investito non nel breve, ma ha investito nel lungo, no? Con un obiettivo a lungo termine, creando tutto intorno quelle che sono, diciamo, tutti gli aspetti che permettano alle giocatrici di essere performanti. Io vedo che, secondo me, molte altre realtà nel nostro campionato si stanno spostando un po' in questa direzione, no? Anche di dare tempo alla squadra, di investire nel lungo, di creare un nucleo di giocatrici, lavorare intorno a questo nucleo, e penso che sia una cosa fondamentale. Ad esempio, insomma, anche Novara, se guardate, si è strutturata, però l'ossatura, cioè, l'ha mantenuta. Sono cambiati un po' di tasselli, ma l'ossatura c'è, quindi penso che sia fondamentale anche partire da questo, cioè dare anche certezze e lavorare nel lungo, non solo nel breve termine. Ecco. Luca? Sì, il segreto è quello, anche perché poi quando hai di fronte una formazione di questo tipo qua e sei un avversario, l'idea di andare a fare una squadra per vincere subito è molto complicata, ti richiede investimenti. Allora cosa fai? Va bene, ci proviamo un tassello alla volta. Novara l'anno scorso in finale scudetto, soprattutto gara 1, è arrivata veramente a un passo, no? Da mettere in difficoltà Limoco, anzi l'ha messa in difficoltà, ma a un passo dal vincere una partita di finale. Quest'anno cosa hanno fatto? Hanno ottenuto delle certezze dello scorso anno, hanno aggiunto due giocatrici nuove di gran spessore, anzi più di due giocatrici, ma comunque i due opposti, hanno mantenuto l'ossatura e esatto. Vanno avanti con molta calma e tranquillità, non senti strepitare o altro. Io ho visto altre società investire sempre con le migliori, anno dopo anno, e poi un giorno chiudere, senza aver vinto nulla, aver speso milioni senza aver vinto nulla, sparire così nel vuoto. Potrei farne un elenco, non lo faccio per delicatezza. Io ne ho giocata in una di queste. Tu sai, hai anche giocato in una di queste, esatto. E poi spariscono e non lasciano niente assolutamente lì, così. Magari neanche una squadra giovanile. E allora esatto. Ti chiedi che senso ha. Tanto vale fare quello che fanno adesso gli altri club. C'è Limoco così forte? Cerchiamo di avvicinarci un passo alla volta. Ci chiedono intanto di De Gennaro, Luca, se vuoi darci qualche aggiornamento riguardo le condizioni di salute, sempre lasciando da parte eventuale privacy, però in generale sai, hai qualcosa sull'eventuale rientro, detto che Caravello comunque non sta sfigurando. No, beh, Caravello che peraltro già nella Champions dello scorso anno aveva dato un contributo molto importante, dimostrando molta maturità e lo sta facendo addirittura in battuta, se non ricordo male. Se non sì, ricordo male, esatto, peraltro. Adesso sta dando un buon apporto anche in termini di fiducia alla squadra, si è inserita bene. Mochi De Gennaro, io continuo a vedere dei gran video della società dove lei lavora in piscina e poi vedo delle sue foto dove è sorridente in giro per l'Italia nei giorni liberi a farsi quella qualche ora di vacanza, qualche ora di permesso dalla palestra. È una dura, una tosta che lavora tantissimo e smentiamo tutte le voci o le illazioni, a breve sarà di nuovo in campo. Rachele, ti vedo sorridere, non so se avevi qualcosa da aggiungere. Anche no, no, come... io mi fido ciecamente di quello che dice Luca, per me. Se lo dice vuol dire che la fonte è assolutamente attendibile, se no non si sbilancia. Tanto tu dici, sto alla newsletter delle 7 che mi arriva. Esattamente, io sono tranquilla, ogni mattina arriva. E possiamo dire che la versione gratis invece, no, nella prima parte di Voglia di Volley con le news del giorno, no? Però lì solo qualcuna, solo le top sono chiacchierate, era un po' diverso. Ma dai, è tutto gratis, sì, anche, esatto, è lì anche troppo, entrate, diciamo. Piccate.
Anche troppo, esatto. Anche troppo. Un ultimo, altri due spunti che sono arrivati. Intanto ci chiedevano della Cina, insomma, quindi quando parlavamo di Olimpiadi poi ci eravamo persi, però è vero che ha condizionato poi di fatto il risultato, no? Andando ad alterare il tutto. Quindi questo rimarrà, Luca, uno degli aneddoti che si porteranno avanti negli anni, di come squadre influenzano il risultato, ma arrivano poi a scombinare un girone rispetto a quello che ci aspettava. Quindi insomma c'era anche questo in relazione a quello che ha detto anche le prime, poi Luca arriva sempre puntuale verso fine puntata il commento del nostro ascoltatore. Io non leggo il nome, ma lo vede, se no gli altri ormai hanno capito. Tutto bello, ma se il prossimo anno non vinciamo l'oro, smetti di portare i regali. Chiedo in quale oro, Rachele? Ma io penso che si riferisca ai mondiali del prossimo anno, no? Esatto, con gli olandesi. È giusto, se non c'è sempre abbastanza competizione, bisogna essere non perso penso qualcosa. Che stesse parlando di calcio, però no, assolutamente. Comunque quest'anno i regali li porta, perché insomma siamo campioni d'Europa, io direi, esatto. Che anche a noi, babbo, se vuoi passare siamo qua, manca poco, poi peraltro esatto. Organizzati, babbo Natale. Prima di salutarti, Rachele, tra poco andiamo tutti a pranzo, le nostre rispettive attività, insomma, conclusa ormai questo primo mese di Voglia di Volley, Luca, è già passato. Bravi. Un mese. Sì, già. Sì, vedi come passa il tempo quando ci si diverte. Rachele, che esatto. Partite, quali partite eventualmente vedrai questo weekend, se ne vedrai? Ma guarda, ci sono diverse partite interessanti, le stavo anche guardando prima, non so quali siano però gli anticipi che ci faranno vedere in televisione, forse Casalmaggiore. Allora, sulla Rai abbiamo esatto. Sì, che... Casalmaggiore, Valle Foglia, è la prima partita di Valle Foglia in Rai, in diretta a Rai Sport, l'hanno celebrato con grande entusiasmo. Ci credo. Ci credo, sì. E su Sky invece Bergamo Novara. Quindi dovrebbe ecco, anche questa è una partita sicuramente interessante, però c'è anche il turno Perugia-Trento, che secondo me è un altro turno un po' importante, no? Per tutte e due, per cercare di smuovere un po' le posizioni di classifica. Ci sono diversi turni che sono interessanti questa settimana. Non è male. Anche... Tra l'altro entrambi in anticipo domani, Trento-Perugia e Casalmaggiore-Valle Foglia, tutte e due in anticipo domani. Sì, domani già... tra anticipi vari anche quelli sulla Rai, comunque sono sfide interessanti, no? Anche Perugia Milano e il maschile, giusto per giusto una cronologico. Sì, esatto. ne abbiamo sempre. E Milano ci sta dando, ragazzi. Sì. Bella squadra. Mm. Visto che poi quei 6 punti di differenza con la Lube in 3-7 non sono andati giù a piazza, tra virgolette, visto che giustamente quando arrivi e poi a giocartene fa la differenza quei 6 punti. Tu cosa pensavi Rachele in quei momenti? Quando perdevi una partita magari 25-23, 26-24, 26-24, faccio per dire. No, allora ti dico solo questo per farti capire come stavo, però mi è capitato l'anno che giocavo a Milano in A2 che non abbiamo raggiunto la promozione diretta per un set. Beh, io non ho dormito per 15 giorni, cioè ero proprio disperata. No, ma perché alla fine un set, ti giuro, però durante il campionato non ti rendi conto dei punti che perdi, che lasci indietro, perché poi dopo dici vabbè dai, tanto la conta si fa alla fine, però è vero che poi la conta si fa alla fine, per cui sono tutti preziosissimi, assolutamente preziosissimi. Dopodiché ci segnalano che Busto tra poco avrà Novara, dopodiché ha incontrato tutte le big, così come poi Conegliano stesso, no? Che nella marcia verso il record, poi insomma, staremo a vedere come andrà la partita contro Cuneo, però anche Conegliano ha già incontrato tutte le big, ora poi Busto, quindi insomma staremo a vedere la classifica che forma che assumerà. Sarà il turno, no, di Scandicci di incontrarle poi tutte, giusto? Sì. Anche lì si muoverà per bene, si andrà a delineare un po', insomma, una classifica che poi ci farà un po' capire quelli che sono gli equilibri del campionato. Detto che poi inizia anche la Champion, quindi è tutto da tenere in considerazione. Anche perché poi si marcia alla lunga verso i playoff, che sono importantissimi, però è importante il piazzamento, no? Quella differenza la fa alla fine, andare a giocarsi la finale in casa, eventualmente la semifinale, il momento giusto. Giocare in casa, diciamolo così, non fa schifo a nessuno. Ci fa un'idea anche avere le... Neanche al pubblico che riesce ad andare a vedere le partite, no? Magari una in più. Pubblico speriamo sempre più numeroso, come speriamo, Rachele, di riaverti con i nostri microfoni. Grazie della degli spunti. Grazie a voi, ragazzi. Grazie dell'invito e se mi invitate di nuovo, se mi convocate... Ci convochiamo, volentierissimo. Grazie mille. Ciao, Rachele, grazie a tutti. A
Ciao, buon weekend. Ciao, ciao, ciao. Salutiamo allora Rachele San Giuliano, ex azzurra, nonché appunto commentatore di Discovery di DAZN per gli europei. Luca, siamo arrivati alla fine anche noi. Oltre, lo ripetiamo, ripetiamo, invito ufficiale alla Lube, sì. Non ci prendono più, non ci prendono più, non ci prendono più, non ci prendono più. Urlava come un pazzo, visto con i galeati. Hai ragione, è arrivata adesso. Cambiamo un attimo il tono, manteniamo comunque, è venerdì, quindi è cambiato un Sentiamo po' tutto, però Galeazzi. sì, ci ha lasciato il bisteccone, mandiamo un saluto, grande, insomma, appassionato, da dire poco, però lui è un giornalista di riferimento. Cosa dire in questi casi? Grazie per quello che ha fatto, ci ha fatto divertire, ci ha fatto appassionare, ci ha fatto urlare. Assolutamente, adesso non avevo colto la citazione in diretta, andrò a rivedermela Ma immediatamente. l'ho vissuta, sono C'era vecchio. arrivata comunque la segnalazione, insomma, abbiamo, tra le tante cose, diciamo, in diretta, ci abbiamo tenuto comunque a segnalare anche questo per chi è in diretta in questo momento ci sta ascoltando. Direi, Luca, che noi ci sentiamo lunedì e abbiamo detto tutto. Salutiamo come sempre il nostro mitico basso che ci cura le grafiche, Radio 1909 che ci manda in onda, FIPA Bologna con quale stabilmente collaboriamo e insomma anche tutti quelli di volleyball.it che non si fanno mai vedere, vero Luca? Esatto, tutti loro. Grazie mille ragazzi, allora ci sentiamo lunedì, buon weekend e buona pallavolo. Ciao. Ciao. Sbaraglia di volley. L'unico programma di pallavolo in Italia. In collaborazione con volleyball.it.